Signori, buonasera. Seconda giornata del campionato di Serie A, una sola squadra al comando, il Milan. E questo è il tema d'obbligo di questa nostra edizione di Domenica Sprint, che prevede anche, tra l'altro, servizi sui principali avvenimenti della giornata, cioè sull'automobilismo, il Gran Premio del Canada, sull'ippica, è stato disputato oggi il derby del trot, sul tennis, si sono concluse le fasi di semifinale della Coppa Davis e altre notizie ancora vi daremo, ma cominciamo con i risultati della seconda giornata del campionato di calcio e con la schedina Totocalcio. Ascoli Bologna 2-2, a Bergamo Torino Atalanta 1-0, a Napoli Lazio Avellino 3-1, Fiorentina Napoli 2-1, Inter Perugia 1-1, Juventus Verona 6-2, Lanerossi Vicenza Catanzaro 2-0, a Roma Milan Roma 3-0, Lecce Bari 2-1, Pescara Varese 2-0, Udinese Foggia 2-0, Parma Treviso 2-0, Arezzo Procavese 1-1. Il montepremi Totocalcio di questa settimana è di 2.680.050.412 lire. La classifica della Serie A. Milan, punti 4. Juventus, Lazio, Perugia, Fiorentina, Inter, Torino, 3. Lanerossi Vicenza e Napoli, 2. Ascoli, Atalanta, Bologna, Catanzaro, Roma, Verona, 1. Avellino, 0 punti. Gli altri risultati della Serie B. Cagliari San Benedettese 2-1, Cesena Palermo. Stavolta è mancata la voce, e questo ha maturato in me la convinzione di essere assolutamente libero. Il racconto di Paolo Conti introduce le immagini montate elettronicamente da Andrea Fabretti degli episodi salienti di un Roma-Milan caratterizzato da molte ingenuità dei romanisti, di cui la compassata e classica squadra milanista ha saputo sapientemente approfittare. Solo una punizione di Di Bartolomei, ribattuta ottimamente da Albertosi, avrebbe potuto, un minuto dopo l'autogol di Giovannelli, raddrizzare la gara per la Roma, vittima poi di una discutibile decisione di Agnolin su intervento di Spinosi. Ma è sceso Morini sulla destra, abbiamo visto tutti e due, abbiamo capito sia io che Chiodi che avrebbe crossato Rasotera sul primo palo. Ci siamo avventati tutti e due sul pallone e siamo andati per terra e l'arbitro ha detto che l'ho spinto. A me non è sembrato assolutamente, perché sia l'attaccante che il difensore si aiutano come possono per prendere il pallone. Ci siamo andati tutti e due, lui è caduto prima di me, ci sono caduto sopra. E difatti anche Chiodi ha detto forse avrà dato rigore perché ha visto che sono caduto prima io, quindi è un controsenso dare rigore così. Poi vediamo questa sera, a tutti i modi, pure se non sarà rigore la partita è finita in quel modo, quindi c'è niente da ricriminare. Bisogna stare solo più attenti da parte dei direttori di gara senza dar quei rigori così subito, affrettati. Chiodi trasforma il calcio di rigore e il Milan chiude il primo tempo sul 2-0. Le velleità della Roma di abbozzare una rimonta sono frustrate da una papera di Santarini che colpisce banalmente con una mano il pallone in piena area. Ineccepibile questa volta il calcio di rigore che ancora l'ex bolognese Chiodi trasforma decretando la fine della partita. Il Milan può ora godere di ampi spazi per il contropiede, ma Bigon trova sempre un Conti pronto ad annullare i suoi tiri. La gara per l'ex allenatore romanista Lidom diventa così facile e tranquilla. Ecco l'esame tecnico fatto a fine partita dal trainer rossonero. Non abbiamo giocato bene il primo tempo. Secondo tempo siamo migliorati un pochino, e specialmente dopo 3-0. Adesso il Milan è primo in classifica, che cosa cambia? Ma non cambia che gli occhi vengono fin troppo su di noi, che è ancora presto. Che noi non siamo questo grande squadrone ancora. Noi siamo una bellissima squadra che ha degli elementi formidabili individualmente, che stiamo amalgamando per diventare una ottima squadra.
In conclusione, una partita determinata da tre episodi fortuiti e tutti sfavorevoli alla Roma, ma anche da un nettissimo divario di esperienza fra milanisti e romanisti. Eccellente il libero rossonero Baresi, autorevolissimo e con spiccata personalità nonostante i suoi 18 anni. Il Milan non ha un gran ritmo, ma ha tanti giocatori di classe. La Roma può solo sperare che si sia trattato semplicemente della tradizione sfavorevole che non la vuole vincente in casa col Milan da 13 anni. Se non fosse solo cabala, sarebbero guai seri per Giognoni. Attesa alla controprova dopo il pareggio con la Lazio, la Juve mette a tacere molte critiche. Sbaglia nei primi minuti due gol, poi va in svantaggio al settimo, pareggia, chiude il primo tempo vincendo per 2-1. Quindi nella ripresa, in 11 minuti, infila 4 volte la rete di Superchi. Ogni altro commento è a questo punto superfluo. Primo gol al settimo, punizione di Mascetti per Tavio, tocco per Calloni e buon sinistro che si infila radente in palo. Pareggia la Juve al quindicesimo, così racconta il portiere. Ho sbagliato completamente, non avevo visto Virdis, sono andato tranquillo, invece mi ha anticipato e ha fatto gol. Passano in vantaggio i bianconeri al 32esimo, l'azione di Benetti è proseguita poi da Scirea, la palla sfugge a Superchi e Dell'Esto bettega nel metterla in rete. Altre due occasioni per i bianconeri al 39esimo e dal 43esimo, la prima la sbaglia così Virdis. Nella seconda, Tardelli non riesce a superare il portiere con il quale si era trovato a tu per tu. Terzo della ripresa. Sul preciso cross di Gentile, il colpo di testa di Bettega è un capolavoro di abilità e precisione. Di Franco Causio, il quarto gol della Juventus. Causio lo racconta così. C'è stata un'azione sulla destra, mi sembra, tra Tardelli e Cucureddu. Cucureddu è avanzato, ha tirato una gran botta. Sui sette della porta, rimbalzata in campo, io in tuffo mi sono buttato e di testa l'ho buttata dentro. Quinto gol bianconero al decimo, centro di Causio per Benetti che infila di testa da pochi metri. Quattordicesimo, scende e tira Gentile, Superchi non trattiene ed è rapido Virtis nel mettere a segno. Quarantacinquesimo, per questa carica di Benetti a Mascetti l'arbitro concede il penalty. Tira Calloni ed è gol. Chiudiamo il nostro servizio con una vista tutta particolare, con un personaggio vorrei dire particolare. 9 anni di Juventus, dal 41 al 50, Piero Magni, 59enne, ma non li dimostra, e tutti i ruoli ricoperti dal primo minuto all'ultimo nella squadra della Juventus, da portiere all'ala sinistra. Beh, è vero, io ho fatto questi ruoli in tutto il mio periodo della Juventus, cioè il più importante certo è stato il portiere, nel 42-43, non essendo arrivato Sentimento e Perucchetti, ho dovuto vestirmi da portiere dal primo minuto alla fine e ho fatto tutta la partita, risultato 1-1. A Trieste. Brevissimo, una tua immagine di Virdis, oggi ha sbagliato parecchio. Beh, Virdis oggi ha sbagliato due gol facili, però ha fatto il primo difficile. E l'importante è che lui si trovi a fare i gol. Ho visto una bella squadra, ha giocato in punta di piedi, però belle azioni e sono contento per Virdis. Questa vittoria è stata una delle migliori da quando io sono al Torino, nel senso che magari non saremmo stati bellissimi, ma però la squadra si è dedicata, ha lottato, si è sacrificata e direi che questi sono i valori che eravamo alla ricerca e sono molto contento, oltre che per i due punti, anche per questa ragione. Così l'allenatore del Torino Gigi Radice, al termine dell'incontro, ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria conquistata a Bergamo contro un Atalanta che ha messo in mostra un'ottima organizzazione di gioco a centrocampo, con dei lavoratori come Rocca, Tavola e Prandelli, ma che si smarrisce immancabilmente al momento della conclusione. L'avvio dell'incontro era stato tutto bergamasco, con il Torino guardingo nella sua metà campo, essendo privo di Claudio Sala e di Zaccarelli, naturali ispiratori del suo gioco. La rete, che abbiamo visto in apertura e che rivediamo da altra angolazione, è stata realizzata da Pulici. Pecci ha battuto una bella punizione e mentre la difesa atalantina sembra ferma a guardare, l'ala granata svetta in sacca con Pizzaballa sorpreso dalla palla angolata. L'Atalanta aumenta il forcing che continuerà per tutto il secondo tempo, ma sbaglia purtroppo in fase di conclusione.
Poco prima dello scadere del tempo, Tavola recupera una corta respinta di Vullo. Entra in area e solo davanti a Terraneo, ma pasticcia al momento del tiro. Nella ripresa i bergamaschi hanno altre buone occasioni, tanto che Rota alla fine dirà che il pareggio gli sembrava il risultato più giusto. Ma nonostante il notevole impegno dei centrocampisti, gli avanti nerazzurri non riescono mai a mettere veramente in difficoltà Terraneo. Il Torino si chiude nella sua metà campo, pressato dall'Atalanta, ma si difende con ordine e ogni tanto cerca di alleggerire la pressione con pericolose incursioni di Pulici e Graziani. Per tutti i secondi 45 minuti l'Atalanta getta nella mischia le sue migliori risorse fisiche, ma non riesce a conquistare il pareggio. A pochi minuti dal termine il Napoli ha perduto. Ecco il gol di Di Gennaro, protagonista della vittoria viola. Sul primo tiro, prodezza in uscita di Castellini o quasi errore di Di Gennaro, dice il protagonista del gol. Ma si può dire un po' tutte e due le cose. Ho fatto lo scambio molto bello della verità con Desolati, sono entrato in area e mi è venuto dei crampi ai polpacci. E lì per io ho detto, ora non lo faccio più, ho tirato di sinistro e me l'ha respinta. E nel rimpallo me l'ho trovata all'interno destro e ho tirato la palla. Sembrava andasse un po' fuori e alla fine ha girato e è andato nell'angolino. Ecco, ora, più che la vittoria dei Viola, va spiegata la sconfitta del Napoli. Buon gioco, ottima organizzazione generale per essere in concretezza. Doppio stopper, Catellani su Sella, Ferrario su Desolati, Vinazzani a guardia di Antonioni, Valente controllore di Orlandini, Pin a chiudere gli spazi come Filippi. Maio filtro, ci siamo già capiti. Il Napoli controllava, non azzardava che raramente. La Fiorentina aveva il torto di portare troppo la palla, di non affondare in area e il Napoli pensava di farcela. Dopo 15 minuti addirittura andava in gol. Vinazzani al centro, Galli esce e rientra mentre Savoldi azzecca. Bel gol. Gioco fatto dunque, nella presunzione partenopea però. La Fiorentina riparte, stesso modulo della palla portata, ma c'è un giovane che ai corsi d'addestramento ha appreso che i gol si fanno anche da lontano. 32esimo e Di Gennaro ce lo racconta mentre lo vediamo. E c'è stato un rimbalzo, è venuta la palla al limite, mi sono trovato lì, cioè posizione mi trovo quasi sempre, e ho tirato di prima intenzione e ho messa dentro. Come il tiro? Di pianocollo? Pianocollo, sì. Pianocollo, sì. Gol stupendo che ha preso sul tempo anche i nostri operatori. E il Napoli? Nulla, gioca bene, ma per controllare rischiando molto. Per ora viene graziato dagli indugi viola. Secondo tempo. Peggiora sul piano tecnico, ma qualche azzardo il Napoli lo fa perché i viola insistono troppo e tentano il gol con Di Gennaro ancora. Ecco gli impegni di Galli. Castellini qui rassicura tutti sulle condizioni della mano, il tiro di Sella violento. E questa è l'unica parata di Galli in 90 minuti, sul tiro di Maio. E poi il Napoli sembra pago, la Fiorentina no, pasticcia e noi saltiamo al gol di Di Gennaro, quello dell'inizio che decreta la sconfitta del Napoli. Una Fiorentina meritevole almeno sul piano della volontà e con un centrocampo più solido, sulla buona strada cioè. A San Siro l'Inter ha perso un punto contro il Perugia in maniera quasi incredibile. Ha giocato il primo quarto d'ora in modo eccellente, ma un quarto d'ora finale da suicidio. Dopo aver mostrato le azioni principali del primo tempo, ascolteremo direttamente dall'allenatore Bersellini l'analisi della battuta d'arresto dell'Inter. Nerazzurri autoritari, difesa del Perugia in difficoltà di fronte al gioco veloce con manovra lineare in profondità condotta da Beccalossi, Pasinato e Marini. Questo attacco è concluso da Oriali con palla respinta in calcio d'angolo. Il Perugia, privo di Casarsa, ha giocato con prudenza, indovinando la marcatura delle punte Altobelli e Muraro e cercando più che altro qualche attacco di alleggerimento.
Gol dell'Inter al 30esimo, punizione di Beccalossi per Pasinato, raso terra forte ma non imprendibile. Quando Grassi si tuffa troppo tardi e la palla si infila nell'angolo basso, 1-0. Rivediamo il gol da altra posizione e più che altro una prodezza di Pasinato che trova la mira giusta tirandola 6-7 metri fuori dall'area. Nella ripresa l'Inter lentamente si sgonfia. Manca occasione all'attacco, ma Bersellini, stiamo per sentire il suo commento, indica l'errore nel lavoro dei difensori. Abbiamo commesso l'errore di non tener palla, di arruffare, di aver paura, mentre invece forse era proprio in quel momento, e lì secondo me, se non è una squadra di rango, la deve diventare, una squadra che mantiene il possesso di palla, che governa il gioco, non gettandola via a casaccio, ma mantenendola, girando indietro, palla col portiere, e anche se a questo punto il pubblico fischia, ma noi portiamo in porto un risultato, per sufficienza abbiamo pareggiato la partita, ben ci sta, e ripartiamo, anche perché siamo a 3 punti, con la speranza che un'occasione così ci ricapiti e non ci si ricada dentro. Il Perugia non impiega molto a sfruttare il momento favorevole. Castagnera ha messo in campo una punta, Cacciatori, al posto del difensore Nappi, infortunato. Cacciatori è un esordiente per la A, ha 22 anni e viene dalla Carrarese, quarta serie. Il suo gol vale il pareggio. Negli spogliatoi l'autore del punto lo ha ricordato così. Ma c'è stato un tiro da fuori aria, è stato deviato da un interista e Bordon si è buttato a tuffo, l'ha presa nella pancia, la respira, siamo entrati io e Bini e il più lesto sulla palla sono stato io, l'ho messa a rete insomma. Un gol segnato quasi allo scadere del tempo per un esordio in uno dei tempi del calcio italiano merita un primo piano. Ecco Cacciatori. Che cosa significa per lei un gol che conta così tanto? Ma guardi, sono per il primo debutto in Serie A, poi aver fatto gol a San Siro contro l'Inter è veramente una grande soddisfazione. Guarda. Si aspettava di entrare in campo? Ma sì, a dire la verità me l'aspettavo, almeno gli ultimi 10 minuti, però sincero me l'aspettavo veramente. Guarda. Interrompiamo per un momento la serie di servizi sul calcio per dare la parola a Mario Poltronieri che ha notizie fresche sul Gran Premio. Sì, ci ha appena telefonato Lino Mannocchia da Montréal per dare la situazione al 20° di 70 giri previsti. Il francese Jarier con la seconda Lotus è al comando della corsa con 7 secondi di vantaggio su Jody Scheckter. Seguono terzo Jones, quarto Villeneuve con la prima delle due Ferrari, quinto Depailler, sesto Watson con la brava Alfa Romeo, settimo Andretti e ottavo Reutemann. Lauda si è dovuto ritirare per noia e freni. Tempo molto brutto, però non piove ancora, molto freddo, 100.000 spettatori sul nuovo circuito di Notre-Dame a Montréal. A te la linea guida. Grazie e ritorniamo al calcio. Dovremmo mostrarvi a questo punto le immagini di Lazio-Avellino. Purtroppo queste immagini non ci sono, i nostri colleghi della sede di Napoli erano in agitazione sindacale e quindi vi mostreremo di questo incontro le telefoto relative ai 4 gol. Infatti a Napoli, dove si giocava, sapete, l'Avellino non ha ancora lo stadio in condizioni di agibilità. A Napoli, dicevo, la Lazio ha battuto l'Avellino per 3-1, il primo tempo è terminato 1-1. Ora vi pregherei la regia di mettere in onda, ecco, questa è la prima rete segnata dalla Lazio, da Giordano, come vedete, su calcio di rigore. Questa è la seconda rete, si è trattato del pareggio dell'Avellino, è stato Manfredonia della Lazio, a deviare nella propria rete il pallone al 17° del primo tempo. 1-1 dunque il primo tempo e qui all'83esimo Garlaschelli ha portato in vantaggio la Lazio. Poi proprio allo scadere del tempo ancora Giordano ha aumentato il numero di reti della Lazio portandole a 3-1 il risultato finale. Ora vi do la classifica dei marcatori. È stata la giornata delle doppiette, domenica scorsa Bettega aveva fatto una doppietta, oggi si è ripetuto, ma molti altri hanno pure ottenuto delle doppiette. La classifica è questa, 4 reti Bettega, 3 Giordano e Galloni, 2 Di Gennaro, Virdis, Garlaschelli, Chiodi e Pulici. Ed ora
Devo darvi una notizia che riguarda domenica prossima ed è quella famosa classifica del rifinitore che per 2 anni avevamo osservato, vi davamo notizie domenicalmente riferendoci alla domenica precedente, sono le prime giornate di campionato, contiamo di riproporvi questa classifica con domenica prossima. Come sapete, come ricorderete, nelle 2 precedenti edizioni è stata vinta da Antonioni la prima volta e poi da Claudio Sala ed è fatta in collaborazione con l'Alitalia e con i quotidiani sportivi. Veniamo ora a un altro servizio che riguarda la partita Lanerossi Vicenza Catanzaro. Paolo Rossi, il centravanti del Vicenza e della Nazionale, uno dei grandi assenti di questo avvio di campionato, ha fatto la sua ricomparsa quest'oggi sul terreno di gioco, ma solo per ritirare il premio che gli è stato assegnato quale miglior marcatore del torneo precedente, nel quale appunto Paolo Rossi fu il capocannoniere con 24 reti, come noto. E l'incidente che lo ha tenuto finora a riposo forzato si può considerare comunque definitivamente superato, vero Rossi? Beh, oramai direi di sì, superato in parte, anche perché non sono proprio abile per tornare a giocare sul terreno di gioco. Ad ogni modo l'incidente è chiuso, è una cosa adesso di ricostruzione, piano piano quando mi sentirò in grado di ritornare a giocare, a seconda di come risponderà il ginocchio, ritornerò. Io spero alquanto prima naturalmente, perché ho già una certa nostalgia dei campi di gioco, è già un mese adesso che sono fuori e ultimamente negli ultimi 2 anni specialmente non avevo mai subito infortuni seri o gravi, per cui ne sento la mancanza e la necessità di ritornare. Ecco, in questo momento come si sente ad ogni modo? Adesso mi sento bene fisicamente, ho recuperato anche quel poco di stanchezza che avevo accumulato in questi ultimi periodi, per cui nel male è stato anche un bene, ecco. Ora c'è da recuperare un pochettino il tono muscolare soprattutto di questa gamba e poi sarò già pronto. I tifosi vicentini devono aver pensato che sia stata sufficiente la sola presenza di Paolino Rossi in campo, anche se in borghese, a esorcizzare gli avversari. Lanerossi ha disputato infatti una buona gara contro il Catanzaro, anche se ha dovuto rimandare alla ripresa i 2 gol del successo. Ecco appunto l'azione che ha determinato la prima segnatura sul lungo traversone. La difesa del Catanzaro deve rifugiarsi in calcio d'angolo. Occorre dire che se al Vicenza mancavano Carrera e Rossi, c'erano però delle attenuanti anche per la squadra di Mazzone. Ecco comunque l'azione del gol, lei immischia il terzino Prestanti che trova lo spazio per mettere dentro. 1-0 dunque. Molto bella l'azione che ha determinato la concessione del calcio di rigore per il doppio vantaggio della Nerossi. Ecco il lancio di Salvi profondo, lo scatto perentorio da parte del centravanti Briaschi che viene atterrato. Calcio di rigore che viene trasformato violentemente da Guidetti. Vi dicevo che anche il Catanzaro lamentava delle assenze importanti, infatti la squadra di Mazzone ha dovuto fare a meno di Improta, Turone e Nicolini. Ecco il gol di Guidetti, un tiro rabbioso dagli 11 metri che ha fissato il risultato finale sul 2-0. Naturalmente per la squadra di GB Fabbri occorre attendere il rientro di Rossi e di Carrera. Tuttavia buona l'impressione dimostrata quest'oggi. Partita da 2 volti tra Ascoli e Bologna, con i padroni di casa che hanno dominato per tutto il primo tempo e il primo quarto d'ora della ripresa e con i bolognesi che hanno avuto un furioso ritorno dopo aver subito la seconda rete. È finita 2-2, ma il risultato ha premiato i felsinei che nella prima parte della gara sono stati costretti a difendersi. Dopo una deviazione in angolo di Memo sul tiro di Anastasi, al 39esimo Trevisanello scendeva e crossava al centro dell'area, ma Perico mancava la palla da buona posizione. Un minuto dopo l'arbitro Menicucci concedeva una punizione dal limite, batteva a sorpresa Moro e la palla si insaccava. Sull'1-0 l'Ascoli insisteva, Perico scendeva e da fuori area lasciava partire un forte tiro deviato da Memo. Nella ripresa al 12esimo Anastasi vinceva un doppio contrasto sulla tre quarti, avanzava e tirava battendo Memo. A quel punto la riscossa del Bologna, che per l'atterramento di Vincenzi da parte di Legnaro usufruiva di un calcio di rigore.
Batteva dal dischetto Bordon, ma Pulici intuiva il tiro e riusciva a deviare. La pressione dei felsinei si faceva sempre più continua e al 24esimo Paris crossava in aria per la corrente Maselli che batteva Pulici. Insisteva il Bologna e al 30esimo otteneva un calcio di punizione di seconda in aria per ostruzione. Colomba toccava corto per Vincenzi che tirava a fil di barriera. Pulici toccava la palla ma non poteva evitare di farla finire in rete. Era il pareggio e per poco il Bologna non beffava l'Ascoli. Ma Sali sprecava l'occasione favorevole tirando su Pulici in uscita. Per l'angolo della B, quest'oggi abbiamo deciso di andare a casa della sorprendente matricola udinese. Per l'incontro Udinese-Foggia. L'Udinese si...